Ciao a tutti, sono Simone De Maggi, giocatore dell'Ambiente A84 Calcù. Vengo dal basket in piedi, la mia storia inizia quando avevo più o meno 14-15 anni e il mio sogno diventa quello di provare a diventare un giocatore di pallacanestro. Durante la mia piccola carriera giocavo nel Teramo Basket in Abruzzo, che quell'anno c'era la Serie A. Io ogni tanto mi allenavo quindi con la prima squadra, quindi con i campioni della Serie A a cui io mi ispiravo. Scopro di avere una brutta malattia, scopro di avere un tumore osseo. Faccio tutto il possibile per guarire. Ho fatto un anno di chemio, ho perso la gamba grazie a questa malattia. Una volta guarito, però, la mia fortuna è stata che una squadra di basket in carrozzina mi chiama per fare una prova. C'eravo vicino a casa e quindi ho provato. L'impatto visivo non è stato subito positivo, ho detto no, questo sport non fa per me. Poi invece dopo qualche minuto non vedevo più quello che non mi piaceva, ma vedevo i giocatori a cui mi ispiravo. E quindi da subito sei stato il primo amore. Ma lo sport, indipendentemente dagli ostacoli, dalla malattia, da qualsiasi ostacolo che sia, la vita è fondamentale, aiuta molto a far crescere l'uomo prima e poi il giocatore, di qualsiasi sport stiamo parlando. A me personalmente ha dato una seconda vita, ho riscoperto, io durante il basket di carrozzina, gli stessi obiettivi e i sogni che avevo prima, quindi mi ha riportato alla vita che avevo prima, i sogni che avevo prima, cancellando completamente quel brutto momento che ho avuto sul passare. Un aneddoto simpatico è stata la mia prima partita qui in Briantea, avevo fatto una scommessa con i miei amici, che se avessimo vinto la prima partita, che quindi è coincisa con la Supercoppa, quindi subito un titolo italiano, mi sarei rasato i capelli. Quindi così è stato, mi sono rasato i capelli, ma la cosa bella è stata che l'anno successivo, come se avessi portato una nuova tradizione, e quindi i nuovi giocatori che sono venuti dopo aver vinto la Supercoppa sono rasati i capelli, i nuovi giovani anche, quindi è stato un momento molto simpatico che ricordo sempre. Un saluto a tutti i ragazzi, so che stiamo passando un momento non tanto simpatico, ma bisogna stringere i denti, bisogna andare avanti e speriamo di incontrarci al più presto alle nostre partite. Un abbraccio forte.